Signore, ha rallegrato il nostro cuore. Ci alziamo in piedi e leggiamo nella parola di Dio. Leggiamo nel libro di Geremia, capitolo 24, verso 7. Darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore. Saranno mio popolo, io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore. Possiamo sedere. Naturalmente nel parlare di cuore non si fa qui riferimento al motore perfetto che fa circolare il nostro sangue e la nostra vita in tutte le parti dell'uomo e degli animali vertebrati. Invece, qui come cuore si allude alla sede ideale dei sentimenti e della vita spirituale. E quindi le parole «darò loro un cuore per conoscere me» non sono riferite a un muscolo, ma a questa parte interiore che è dentro di noi, che spesso noi citiamo per dire a qualcuno ti amo con tutto il mio cuore. Quando vogliamo dire che abbiamo fatto qualcosa con impegno, l'ho fatto con tutto il cuore. E quando abbiamo detto che eravamo innamorati e non eravamo certi di essere ricambiati, ho qualche problema di cuore. Ma qui invece si tratta del cuore che deve essere nella volontà di Dio, ovvero sia un cuore secondo il cuore di Dio. E la prima cosa che vogliamo considerare è che darò loro un cuore per conoscere me è impossibile senza una nuova nascita. Il credente è un uomo a cui Dio ha dato un cuore nuovo. Il credente a cui Dio ha dato un cuore nuovo ha ricevuto un dono prezioso, inestimabile. Nel libro di Geremia, al capitolo 17, è scritto: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? E dunque abbiamo questa necessità. Salomone nell'Ecclesiaste ha affermato: questo è un male che fra tutto quello che si fa sotto il sole c'è, ed è che tutti abbiamo una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono, poi se ne vanno ai morti. E questo ci insegna che senza una nuova nascita il nostro cuore proprio non sarebbe idoneo ad andare in cielo, ma non è neanche idoneo a vivere una vita felice sulla terra. Diceva Agostino, il vescovo di Ippona: il nostro cuore è inquieto senza te. Non troviamo la serenità, la tranquillità finché Dio prende il nostro cuore, lo lavora, lo trasforma, lo cambia. Ed è allora, e solo allora, che Dio compie questo miracolo detto della nuova nascita. L'Apostolo Paolo lo descrive bene: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ed ecco tutto è diventato nuovo. Questa è la nuova vita in Cristo di cui noi stiamo parlando. È impossibile senza la nuova nascita, è necessaria questa nuova nascita per poter avere un cuore che conosca il Signore. Gesù spiegò con chiarezza che dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Quando vedete qualcuno che diffama un altro, ha un cuore malato. Quando vedete qualcuno che fa omicidi,
ha un cuore malato, e tutto quel brutto elenco poco fa accennato viene da questo cuore che non è nato di nuovo. È impossibile senza una nuova nascita avere un cuore per conoscere il Signore. Può capitare, ed è capitato, che alcuni componenti di certe religioni, anche che si definiscono cristiane, abbiano insegnato, predicato, annunciato il nome di Gesù e poi non essere loro stessi salvati. Uno di questi, che per lavoro aveva scelto di fare il cappellano cristiano, si trasferiva in suolo statunitense, all'epoca colonia inglese, per poter predicare ai Pelli Rossi. Così lui, che non aveva fatta un'esperienza, avrebbe parlato della religione cristiana in realtà, ma non oltre questo. La cosa che lo colpì profondamente però fu che c'era un gruppo di persone che stavano lì, grandi, piccoli, e c'era la tempesta, ma loro in qualche posto della nave cantavano tranquillamente, e questi credenti, grandi e piccoli, continuavano a lodare il Signore nonostante la tempesta che infuriava. Non poteva fare a meno di domandarsi e chiedere: perché loro sono così tranquilli e sereni e cantano e io invece non sono certo della mia esperienza? Fu un motivo che lo spinse a cercare il vero Dio e a cercare non più solo l'Iddio della sua religione, ma l'Iddio che dà una nuova nascita. Perché darò loro un cuore per conoscere me è impossibile senza una nuova nascita. Ma darò loro un cuore per conoscere me è la soluzione divina ai problemi umani. Infatti il cuore è il centro della vita, dei desideri, della volontà, dei giudizi che diamo. È il centro della vita emotiva, delle gioie e dei dolori. È il centro della vita morale, con l'orgoglio, con l'amore. E allora la soluzione divina ai problemi umani è il cuore, con una nuova vita che ci dona il Signore. Dice il saggio nel libro dei Proverbi: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Ecco perché dobbiamo custodire il nostro cuore, la sede dei nostri sentimenti, perché è importante che noi possiamo custodire la sorgente della vita. Diceva un poeta: che è mai la vita? È l'ombra di un sogno fuggente. E desidero dirvi che questa vita passa via, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ed ecco perché abbiamo bisogno che il Signore ci dia un cuore per conoscere Lui. La vita la troviamo prima di tutto nella parola di Dio, nella Bibbia. È scritto: sta attento alle mie parole, non s'allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Vi sarà capitato certamente di essere in un giorno no, ma avete fatto la cosa giusta e avete dapprima pregato il Signore e poi letta la parola di Dio. Avete scoperto che queste parole sono spirito e vita e avete realizzato per l'ennesima volta che non soltanto sono vita per quelli che lo trovano, ma questa parola di Dio è salute per tutto il nostro corpo. E la vita è nella parola di Dio, ma anche nel timore di Dio, fatto lezione accennata in uno dei canti che poco fa è stato cantato. Il timore del Signore conduce alla vita, chi là si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male. Gli ammalati, molti anziani e tanti altri hanno il problema del sonno, il problema del dormire, ma se sei un cristiano realizzerai: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare in sicurezza.
la vita ci viene donata dal Signore che ci cambia il cuore, ci viene donata dall'esercizio del timore del Signore, ci viene donata dall'esercizio della fede in Cristo. Difatti è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, chiunque. E in quel chiunque ci sta chiunque oggi chiede: Signore, salva l'anima mia. Chi mi cerca mi trova, dice il Signore. E noi desideriamo trovare il Signore. È la soluzione divina ai problemi umani, il cuore che Dio ci vuole donare. E questa nuova vita è certamente in Cristo. Il ladro, dice Giovanni 10:10, non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io, disse Gesù, sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Questa vita abbondante è il dono del Signore e questo cuore nuovo è la realtà che Lui vuole donare alle anime nostre. La soluzione divina ai problemi umani è con il cuore e i desideri nuovi. Un cuore non trasformato dalla grazia di Dio a desideri sbagliati, ben descritti nella Bibbia quando afferma la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quel che vorreste. Ma il cuore trasformato da Dio, cambiato dal Signore, ha i giusti desideri. Sicché è scritto: il desiderio dei giusti è il bene soltanto, ma la prospettiva degli empi è l'ira. Il diavolo sa di avere poco tempo, è scritto nella Bibbia, e con grande ira se ne va attorno cercando chi possa divorare. Questa sua infernale malefica attività sarà sempre più forte man mano che si avvicina il giorno della fine della fine, quando il Signore porrà fine a tutto questo e il male sarà finalmente sconfitto. Abbiamo bisogno di avere un cuore trasformato per avere nuovi desideri, i desideri del giusto. Il desiderio del mio cuore, disse l'apostolo Paolo, e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Non sta pregando per i suoi migliori amici, ma per i suoi migliori nemici, quelli che non accettano il Vangelo, il cristianesimo che lui predica, quelli che dicono: sbaglia Paolo a dire che basta la fede in Gesù Cristo, bisogna anche osservare la legge di Mosè. E così Gesù, che è venuto proprio per l'inefficacia della legge, adesso si sarebbe ritrovato, stante alla loro proposta di Vangelo, di nuovo in una inefficacia totale. Ma noi siamo così grati a Dio che è e che resta vero: credi in Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Questo è quello che conta. Il cuore trasformato dal Signore ci dà desideri migliori ed è scritto di essi: egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Notiamo insieme che la promessa darò loro un cuore per conoscere me è anche un'offerta di nuove dimensioni. La vita che il Signore ci offre non è una vita statica, annoiante, che non dà soddisfazione. Paolo invece dice: io sono contento dello stato in cui mi trovo. Non abbiamo alcun bisogno di altro se non del Signore. E siamo così grati a Dio che Egli ci dà delle nuove dimensioni, con prospettive migliori, diverse, strade da percorrere, interessanti, retribuenti, che ci donano un senso di sazietà e di apprezzamento per ciò che il Signore ha dato e dona a cuore nostro. Nuove dimensioni, come un cuore con una volontà diversa. Dice l'apostolo: fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Ci sono quindi persone che, persino leggendo le cose di Dio nella Bibbia, leggono, ma hanno un velo steso sul loro cuore.
ci vuole un cuore nuovo, ci vuole un cuore trasformato, ci vuole un cuore cambiato dalla potenza della grazia di Dio. E quando Dio trova un cuore aperto, Egli toglie via il velo, Egli toglie via tutto ciò che ci rende ottusi e ciechi, e ci dona e ci concede la possibilità di ottenere questa benedizione. Un cuore trasformato in una nuova dimensione ci dà una volontà diversa, non negativa per Dio, ma positiva per Dio. Infatti è scritto: Dio mio, desidero fare la tua volontà e la tua legge è dentro il mio cuore. Dio mio, desidero fare la tua volontà. Non abbiamo alcun bisogno di sforzarci fino a flagellarci e fare del male al nostro corpo. Non abbiamo alcun bisogno di ritenere che dobbiamo pagare e fare dei fioretti oppure dare delle somme di denaro per essere salvati. È tutto gratuito, perché il Signore ha già pagato Lui il prezzo quando sulla croce ha detto: è compiuto. Siamo grati a Dio che questo cuore trasformato ha dei buoni desideri di fare la volontà di Dio. Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. È un cuore diverso, con una volontà diversa, che viene aiutato anche da altri. Ogni gruppo cristiano, ogni chiesa di Dio dovrebbe pregare e chiedere al Signore l'adempimento della sua parola. Geremia 3:15 dice: vi darò dei pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza. Vi darò dei pastori secondo il mio cuore. E qualcuno potrebbe dire: pastore, il mio non è così. Chiedilo al Signore. È la promessa di Dio: se il suo popolo gli chiede dei pastori secondo il suo cuore, Lui donerà dei pastori con conoscenza e intelligenza. Come faremo a capire che stiamo nella chiesa giusta? Come faremo a capire che abbiamo i pastori giusti? Se sono uomini secondo il cuore di Dio, sono le persone giuste. La Bibbia, la parola del Signore, insiste e insegna: io vi darò, è un dono di Dio, dei pastori secondo il mio cuore. Il cuore con una volontà diversa da quella attuale, perché Dio ci trasforma, metterà in atto, attuerà, praticherà il piano divino. Disse l'apostolo Paolo, Davide, al quale fu resa questa testimonianza: io ho trovato Davide, figlio di Isai, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Chi ha un minimo di conoscenza biblica sa che Davide non fu un uomo perfetto, ma fu un uomo secondo il cuore di Dio, perché secondo il cuore di Dio è l'uomo che cerca Dio e quando sbaglia chiede perdono a Dio. Dopo due terribili errori, e quando ne fai uno poi ne viene subito un altro, perché un abisso chiama un altro abisso, un peccato chiama un altro peccato, egli gridò a Dio e gli disse: abbi pietà di me, oh Dio, secondo la moltitudine delle tue compassioni. Io ho peccato. L'uomo secondo il cuore di Dio confessa i propri peccati. Se li hai commessi, confessali. Vuol dire riconoscili, ammettili. E la Bibbia dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterceli e purificarci da ogni iniquità. In questa ricerca del Signore, Davide confessò, si appellò alla pietà di Dio, e visto che era passato un lungo tempo in cui non aveva fatto confessione e non aveva avuto pace, disse: non togliermi lo Spirito tuo Santo, non rigettarmi dalla tua presenza, rendimi la gioia, l'allegrezza della tua salvezza. Un cristiano non sa più vivere senza la gioia della salvezza. E se il nostro cuore è vuoto, se il nostro cuore è triste, è perennemente, permanentemente in una posizione di duolo e di sofferenza interiore, senza gioia, senza pace, senza allegrezza,
vuol dire che c'è del peccato, peccato che va confessato e lasciato. E chi confessa i suoi peccati e li lascia, è scritto, otterrà misericordia. Il cuore con una volontà diversa cercherà il Signore. Avrà un cuore che gli fa fare questa esperienza. Diceva il re Davide, il salmista, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, oh Signore. Quanti oggi vogliamo cercare il volto del Signore? Amen. Dio che vede risponderà alla nostra preghiera, egli verrà incontro ai nostri bisogni. Il sacrificio gradito a Dio è detto nella Bibbia, uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Ed è probabile ed è possibile che alcuni qui, oltre a quelli che ci stanno seguendo ed ascoltando, abbiano questo stato d'animo. Non dobbiamo pensare che tutto questo sarà da Dio trascurato. Il sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. L'offerta di nuove dimensioni, come un cuore che affronta il giudizio infine, ci aiuterà. E vorrei dirvi che la Bibbia definisce così, non sono io ma la Bibbia, lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Ma chi osserva il comandamento non conosce disgrazia. E disse Salomone, il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio. Davanti a questa realtà di un tempo e di un giudizio di là da venire, allora noi possiamo adesso, in questo istante, rivolgerci a Dio e il Signore ci aiuterà. Il cuore, chi gli dà retta, qualcuno ha detto, ha sempre qualcosa da dare. E oggi io e voi vogliamo pregare insieme che il Signore intervenga, perché la sua promessa nel testo considerato è: darò loro un cuore per conoscere me. Ci alziamo all'impiede.